Buongiorno, ben ritrovati alle chicche formative anche questa mattina. Non è che vi hanno preso per un'agenzia di viaggi o per un organizzatore di eventi. L'altro giorno parlavo con una consulente che mi diceva: sai, hai proprio ragione quando tu dici che gli eventi della banca sono sopravvalutati, no? L'ho detto mille volte, della serie invito il cuoco famoso e a chi sto portando acqua al mulino, al consulente o al cuoco famoso, piuttosto che invito qualcun altro che è un relatore famoso, chi ha più seguito, il relatore famoso o il consulente che ha invitato. Di queste cose io ho già parlato diverse volte. Adesso però mi dicono anche che vi prendono per un'agenzia viaggi, un'agenzia viaggi della serie. Ah, hanno organizzato, bellissimo, quest'anno andiamo a vedere la mostra del Tiepolo, no? E l'anno prossimo dove mi porti? Oppure si va a cena in un ristorante stellato, tutto bello, organizzato dalla banca. E l'anno prossimo dove mi porti? Cioè, vi hanno scambiato per un organizzatore di eventi, un'agenzia viaggi o un consulente finanziario? Perché poi oggettivamente queste serate, questi eventi, questi viaggi vengono organizzati dalle mandanti e dalle banche per fare in modo di farvi incontrare dei prospect. Se però i clienti si presentano a mani vuote, è un po' come andare a cena e non portare la bottiglia di vino, ok? Allora, se io vengo invitato a cena a casa tua, almeno la bottiglia di vino o il dolce lo devo portare. Ecco, è la stessa cosa. Se questi clienti che voi invitate non si portano dietro dei prospect, oggettivamente è come andare a una cena senza una bottiglia di vino, però questa cosa succede abbastanza spesso. In più i risultati sono molto scarsi, questo non è che lo dico io, lo dicono i consulenti finanziari che hanno fatto una fatica pazzesca per invitare e in più poi devono richiamare, e in più poi devono stargli addosso, il tutto per pagando, perché poi la banca giustamente dice: vabbè, io ho organizzato questa cosa meravigliosa, tu consulente finanziario mi devi 100 euro a persona. Che con 100 euro a persona ti organizzi 10 salotti finanziari, ok? Che sono molto più proficui rispetto a un salotto finanziario, mediamente può costare intorno ai 300 euro. Quindi, se inviti tot persone, 10 euro, 7, 8 euro, 10 euro di aperitivo, che poi è quello che più o meno costa in tutta Italia una sorta di happy hour, e tu ti fai i tuoi salotti finanziari, oppure ti organizzi le presentazioni del tuo libro, perché la book strategy sta, come l'ho detto diverse volte, la book strategy sta avendo un successo clamoroso. Mi è sfuggita di mano, anch'io stessa non avevo previsto tutto questo. Avevo intuito che la book strategy avrebbe fatto la differenza, così come avevo intuito che i salotti finanziari avrebbero cambiato la storia del mondo della raccolta e della finanza, no? E la stessa cosa, l'intuizione è stata sulla book strategy. La book strategy, quando è nata un anno e mezzo fa, era molto più grezza, chiaramente, ma perché anch'io stavo sperimentando. Oggi è una macchina da guerra. Oggi è una macchina da guerra con tre titoli, è una macchina da guerra con editing, è una macchina da guerra con tutta l'organizzazione della presentazione del libro, che non è più un salotto finanziario, è un'altra cosa. Quindi è diventata una macchina da guerra. Tutto questo grazie all'esperienza, naturalmente, no? Cioè, man mano io miglioro, miglioro, miglioro. Quando facevo i corsi di sviluppo personale, mi ricordo che il mantra da dire era sempre: io miglioro, 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 e io continuo a cercare di migliorare, 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 così come voi. Quindi, agenzia viaggi, organizzatore di eventi o consulente patrimoniale? È una scelta questa che dovete fare, perché io ho lavorato nel mondo delle agenzie di viaggi e dell'organizzazione di eventi, divertentissimo, meraviglioso, però quello era il mio mestiere, ok? Il tuo è quello di fare il consulente patrimoniale. Ciao! Buona giornata, oggi ho il corso Video Strategy, quindi tra un po' chiudo e mi trasferisco nello studio per i video. Ciao, ciao a tutti, sto aspettando che arrivino tutte le persone. Ciao, ciao!